Buongiorno amici e amiche del canale. Come vedete lo sfondo è natalizio, abbiamo già fatto l'albero e quindi ci avviamo al periodo delle feste natalizie. Allora, il video di oggi però ha poco di pacifico perché riguarda il nostro amico, tra virgolette, Lele Adani, cioè colui che si erge a conoscitore del calcio, colui che si erge a conoscitore degli allenatori, colui che capisce di calcio, colui che studia, che legge, eccetera, eccetera. Allora, di per sé non si può dire che non sia un personaggio che conosca i calciatori, e questo nulla da dire, ma il resto è veramente imbarazzante, al limite proprio della sopportazione, solo a sentire la voce. Già quando si scaglia continuamente senza nessun poi senso, no? Con i suoi compagni di merende contro Allegri, diventa poi stucchevole e anche antipatico, perché le critiche vanno bene. Io stesso non sono uno stimatore di Allegri, ma poi quando si esagera si diventa veramente puerili e si tocca il fondo, soprattutto perché poi per dar sì che queste critiche corrispondano poi alla realtà, devono anche arrivare da persone che abbiano un certo skill. E se non erro, Adani ad oggi non ha presenze a livello di allenatore in Serie A, anzi, con molta ironia, nei social viene evidenziato quando Zidane lo mette a sedere, lui stecca un suo compagno al posto di andare a prendere Zidane. Quindi Adani si sta rendendo ridicolo, ma questo suo atteggiamento piace alla televisione. Il motivo è semplice, no? Perché comunque rappresenta l'anti-juventinità, e quindi mettere un anti-juventino comunque in televisione, soprattutto poi anche nella televisione di Stato, dove per anni abbiamo visto personaggi come Variale, no? Schierati in una maniera quasi oscena, fa bene, perché bisogna mettere Adani che rappresenta l'anti-juventinità, mentre per par condicio mettiamo il principino Marchisio a fare il soprammobile. Il mio invito a Marchisio è quello di togliersi da questo baraccone. Non hai bisogno, Claudio, di stare in Rai, non hai bisogno di visibilità Rai, fatti ricordare per quello che sei stato e per la classe che hai, non ti mischiare insieme a certi tipi di personaggi. Il top di Adani è stato raggiunto sul gol di Messi, un vero orgasmo televisivo fuori controllo, che ha lasciato un pochino tutti di stucco. Lo stesso Bizzotto, secondo me, è stato un attimino anche preso in contropiede, soprattutto quando poi sul secondo gol dichiara la bellezza dello stesso, e Adani: no, non è possibile, l'importanza di qui, di lì, di su, di giù. Una sciorinata senza precedenti nei confronti di Messi, che probabilmente, o che è stato, forse è meglio dire, il top, il numero uno degli ultimi anni con Cristiano Ronaldo, ma che in questo momento rappresenta, parliamoci chiaro, fisicamente è veramente impresentabile, e che poi si salva con quel tiro di sinistro di grande classe, passi, ma che venga fatto passare come un dio in terra, no. Soprattutto assistere a scene di orgasmi televisivi di Adani in Rai, in un servizio pubblico, ne possiamo fare anche a meno. Come ne possiamo fare a meno della Bobo TV, come possiamo fare a meno di tutti quei personaggi che per ottenere visibilità eccedono in situazioni fuori controllo, e che diventano poi alla fine, ripeto, stucchevoli, antipatici. Quindi il mio Adani out è forte, chiaro e preciso: conterò zero, ma spero di avere solleticato a molti l'idea di non seguire più personaggi di questo tipo. Anzi, togliete le iscrizioni alla Bobo TV, non guardate la Bobo TV, e dove possibile continuiamo con gli hashtag Adani Out. Magari la Rai si rinsavisce e personaggi di questo tipo verranno poi successivamente tolti. No, scherzo, in Rai sono questi i personaggi. Buona giornata, ragazzi.